Ragazzuoli, prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Grazie e buona visione! Ragazzuoli, il nuovo aggiornamento è già disponibile? Buona visione! E bella a tutti sulle bentornati di questo nuovissimo video, sono Chris177 e siamo con i ragazzi con delle nuove info sul nuovo aggiornamento. Dopo un po' di tempo, ragazzi, è già passato un po' di tempo. Vi avviso già prima di iniziare questo video che io domani, cioè oggi per voi, partirò e andrò in vacanza per festeggiare, diciamo, il mio compleanno che si terrà il 17 luglio. Pertanto, ragazzi, andate subito su Telegram a scrivermi le domande per il FAQ che appunto uscirà il 17 luglio. Quindi da oggi partono tutti i video preregistrati, quindi non vi chiedete perché ho sempre la stessa maglietta, perché lo sapete, perché sono tutti video preregistrati e avrete una grossa sfilza di roba che adesso vi faccio vedere così tanto per spoiler. Andate su Telegram per scoprire il resto. Vi dico, saranno dei giorni movimentati perché ci saranno tante cose sugli aggiornamenti. La serie di Marte continuerà anche perché ho trovato, ragazzi, nuovissime cose. La mappa ci ha portato alla scoperta di un tesoro che ci porta al centro del pianeta Marte. Non mi chiedete, ragazzi, ma Marte ha un pianeta lo vedrete nel video che uscirà sabato. Quindi sabato, ragazzi, non vi perdete il video di Marte. Detto questo, allora, ho delle nuove info sul nuovo aggiornamento Better Together, che ricordiamo uscirà a fine agosto, che poi ci sarà anche la seconda parte dell'aggiornamento, ma di questo ne parleremo domenica, quindi ragazzi aspettate. Ora, con cosa iniziamo? È uscito questo post, non so da chi in realtà, credo sia trapelato in una live di Twitch della 4J Studios, che praticamente ci dice che per poco tempo l'aggiornamento Better Together, cioè la 1.1.2, è stato aggiornato per Minecraft Xbox e Windows 10. Quindi chi ha Minecraft Xbox One e Windows 10 Edition può già scaricare l'aggiornamento Better Together. Questa cosa è limitata per pochissime persone, quindi se avete un Xbox One, ragazzi, subito accendete e andate a cercare, vi dico adesso come si fa, e scaricatevi appunto l'app che vi consente del nuovo aggiornamento. Perché? Perché fanno ste cose per permettere appunto di vedere, valutare appunto se l'aggiornamento andrà bene, è perfetto, non ha errori, e lo fanno provare su una scala di persone ridotte. Quindi, ragazzuoli, voi se avete un Xbox andate subito a scaricare, vi spiego subito come fare. Dovete cercare un'applicazione che si chiama Xbox Insiders, scritto come ve lo sto dicendo, Insiders Hub. Lo leggete anche qua sotto alla terza riga. Ed eccolo qui. Praticamente ci sarà Xbox Insider Program. Praticamente sarà un programma proprio dedicato a chi è Xbox e chi vuole diventare beta tester. Quindi grazie a questa cosa, ragazzi, potrete diventare dei beta tester di Minecraft, tra virgolette, e provare subito il nuovo aggiornamento. Vi consiglio, come consigliano loro, di salvarvi prima tutti i vostri salvataggi su una chiavetta, perché hanno detto che potrebbe buggarsi qualcosa e potrebbe dare problemi. Quindi io vi consiglio di salvarvi tutto su chiavetta e vi informo appunto di questa cosa, che c'è disponibile il nuovo aggiornamento. Quindi chi è impaziente, chi vuole già provarlo, può già scaricarlo. Logicamente connetterà solo per momentaneamente, per fare questa prova, solamente Xbox One con Windows 10 Edition. Quindi non è connesso con tutta la rete, ma solo queste due piattaforme. Ecco qui come si presenterà poi appunto il programma Xbox Insider Hub. Eccolo qua, lo dovrete scaricare, sarà gratuito e potrete fare quello che volete. Detto questo, ragazzuoli, ecco qua, faccio passare un'attima volta il foglio con tutte le cose belle. Non so se l'avete visto, abbiamo un programma di 10 giorni già completi con tutte le cose, di cui 3 giorni parleremo del nuovo aggiornamento. Logicamente tutte notizie nuove. Domani, ragazzi, ci vediamo alle 11.30 con un glitch su appunto una cosa molto figa. Possiamo passare dalla survival alla creative in un semplice tocco. Domani alle 11.30 lo vedrete. Che dire, noi ci becchiamo nel prossimo video. Passate su Instagram a seguirmi per non perdervi niente.